Grazie a questo finanziamento è arrivato un impegno, e non solo grazie a questo, grazie a questo.
ha messo a disposizione le risorse per fare gli altri interventi di vasca di laminazione. Quindi ad oggi tutto il piano di vasca di laminazione 5, compresa quella a sud del canale ovest, che sarà del Departamento Nord, sono integralmente finanziati dal Comune, dalla Regione e dal Governo. A fianco a questo intervento per andare a impattare sui rischi di esondazione, abbiamo sviluppato altre due azioni che vi racconto rapidamente. Una è nata in maniera naturale nel momento in cui si discuteva di fare le vasche con tutti i soggetti del territorio. Come sapete, alcuni per fortuna sono molto più collaborativi e condividono il progetto delle vasche, ovviamente orientate sul Severo, tra l'altro spesso comuni che in misura minore rispetto a Milano, ma hanno anche loro il problema di esondazione perché il comune esonda sulla montagna, altri in maniera molto più conflittuale, in particolare Sinanco. Però ci siamo presi alcuni impegni nel corso del tempo con loro. Il primo era Sinanco, diceva, beh, mica la farete solo da noi, avete detto che ne servono 5, fatele tutte, e abbiamo mantenuto verso finanziato tutti gli interventi. Il secondo è che l'acqua del Severo non solo esonda, ma fa pure schifo. Allora abbiamo sviluppato un progetto di interventi per la depurazione delle acque del Severo, che è in corso, le prime azioni sono già in corso. Sono altamente complesse, alcune di queste si possono e si devono fare in un orizzonte breve. Le vasche di laminazione necessitano circa 3 anni per entrare in regime, a regime in funzionamento da oggi, come si nacque prima, ma tutto il piano ci metterà circa 3 anni. Alcune delle azioni di depurazione a loro volta ci metteranno circa 3 anni, altre hanno un orizzonte un po' più lungo, perché poi, come sappiamo, il problema è vedere in molti comuni del nord Milano tutto il sistema di scarichi industriali, domestici, eccetera. Però a fianco agli interventi non vogliamo solamente che non esondi, ma vogliamo anche fare in modo che l'acqua migliori progressivamente, come sta accadendo anche su altri fiumi. E questi due lavori stanno andando parallelamente, non ce n'è uno prima o uno dopo, stanno andando avanti parallelamente. Così come sulle vasche, forse avrete letto, circa un mese fa il Comune di Milano ha approvato il preliminare della vasca del Parco Nord, che è in progettazione definitiva l'intervento, si sta cercando di costruire con chi risiede nei pressi, con i cittadini, con, nel caso del Parco Nord, con l'ente parco, il progetto migliore possibile, però bisogna anche farlo con i tempi che abbiamo concordato, perché le soluzioni ci servono prima possibile. Vasche di laminazione, depurazione delle acque, forte attenzione alla manutenzione del canale, e questo è il motivo per cui l'avrete notato sicuramente, sono partiti i lavori di pulizia del tratto combinato del fiume. È un intervento che è stato fatto per l'ultima volta nel 2001. Storicamente Milano fa questo tipo di intervento ogni 20 anni, ci sembrava utile e necessario anticipare i tempi, visto che l'ultimo anno le esondazioni probabilmente hanno, quando esonda così spesso va a portare i materiali sotto, e quindi abbiamo anticipato questo intervento. Devo dire, io e Granelli siamo andati in due occasioni sotto il canale a vedere. Se andate su internet, sul sito del comune, sul sito dei territori italiani, trovate un'ampia serie di video sia fatti da noi ma anche fatti da organi di stampa. Va detto che è un'operazione buona, che va fatta, utile, ma non aspettiamoci miracoli, perché molte delle leggende metropolitane su quello che c'è di sotto sono false. Non ci sono macchine, non ci sono tronchi d'albero, non ci sono ostacoli enormi al passaggio dell'acqua. Noi andiamo a ridurre un numero di metri cubi di aria che è più o meno pari a quello che muoviamo in un anno e mezzo dallo svegliatore di Brescia. Allora, è un'operazione importante, è un'operazione che va fatta, ma non è né un miracolo né può sostituire il necessario intervento delle vasche di laminazione. Però l'idea che vogliamo dare con forza è che dobbiamo mettere in campo tutte quante le azioni che sono nelle condizioni umane per andare a gestire e risolvere un problema che ci portiamo avanti da troppi decenni. Quindi si fa anche. L'ultimo punto, che è quello al centro dell'intervento di questa sera, per cui lascio la parola a Marco Granelli adesso, è che, visto che il sistema delle vasche di laminazione ci metterà circa 3 anni ad andare a regime, poi si spera che da qui a un anno e mezzo si abbia la vasca di Senago. La vasca di Senago
ci dicevano i tecnici, da sola avrebbe risolto circa 2/3 della inondazione, quindi sarà comunque un miglioramento elevare 1 milione di metri cubi d'acqua da quella che ci arriva anche quando esonda cambia la linea. Però dobbiamo prepararci al fatto che ci vorrà ancora del tempo per mettere a regime queste soluzioni. Per questo abbiamo aggiornato, come facciamo ogni anno, quest'anno forse in maniera più qualificante, anche perché purtroppo l'esperienza che abbiamo avuto l'anno scorso è stata molto formativa e esteso anche a un pezzo di città che di solito non ha questo problema di necessarie attività, e quindi ci sembrava utile fare degli incontri di informazione a cui seguirà anche del materiale specifico per distribuire a tutti i cittadini, perché qui siamo un po', ma ovviamente questo è un problema che riguarda universalmente tutti i cittadini. Allora ti lascio la parola a Marco Gradelli per iniziare il discorso. Grazie. Come diceva Manani, sì, sono leggibili comunque, anche se non è. Allora, come diceva Donato, presentiamo queste che sono le linee, le azioni che si aggiungono alle scelte che abbiamo fatto nelle illustrate e riguardano il piano di protezione civile. Lo stiamo illustrando per quanto riguarda abbiamo questa sera questo incontro, quindi prendendo anche per quanto riguarda più l'anno della zona di Montelambo, della zona 4. Questi incontri ci servono intanto per informarvi e poi per raccogliere anche osservazioni, contributi, eccetera, sulla base poi del quale noi porteremo in delibera in giunta l'aggiornamento. Il piano comunale di emergenza è un piano che ha diversi rischi, lì sono elencati, i vari rischi che riguardano la nostra città. Il piano è stato approvato nel 2010, è stato aggiornato nel 2012, quindi andremo prossimamente, prima dell'estate, a fare un altro aggiornamento. Qual è l'obiettivo? È appunto quello di integrare il piano sull'aspetto del rischio idrogeologico, lavorando un po' sull'esperienza che abbiamo fatto nel 2014, le modifiche che sono intercorse. Quali sono un po' gli obiettivi che ci siamo dati? Anticipare e migliorare gli interventi propedeutici all'esondazione. Sono una serie di interventi che servono per mitigare che si possono fare prima dell'esondazione. Aumentare e diffondere le informazioni, cioè fare in modo che sia più ampio bagaglio informativo che sia in possesso a tutti gli enti. E poi promuovere l'attivazione di comportamenti di prevenzione da una parte, di limitazione del danno da parte di tutta la popolazione e una partecipazione da parte dei cittadini. Con la popolazione intendiamo i cittadini, l'amministrazione di condominio, gli imprenditori, le attività commerciali, tutti quelli che vivono in un territorio. E quindi informare tutti questi soggetti anche in questo modo non solo informare cosa sapere, ma facilitare e costruire insieme delle azioni che insieme aiutano a limitare i danni e prevenire cosa che cade. E poi l'ultimo punto, un attimino indietro sul tema, potenziare le azioni in generale che per limitare anche i danni dell'esondazione. Vediamolo queste cose nel dettaglio, prego. Potenziamento del sistema dell'erta. Noi abbiamo incontrato la Regione Lombardia, come sapete, in alcune occasioni di questo 2014 il sistema di allerta non era arrivato, in particolare da luglio non c'era stato il sistema di allerta, il sistema di allerta della normativa italiana, proprio fulcro della regione, che è appunto l'autorità di protezione civile che deve dare a tutti i comuni il sistema di allerta per questo tipo di rischi, che agisce sulla base delle del meteo sostanzialmente, delle previsioni meteorologiche di acqua. Siccome soprattutto il Seveso è un fiume che ha un bacino piccolo e che quindi è influenzabile da fenomeni di piogge che sono anche concentrate su un piccolo territorio, se piove a Rintate o piove a Piantegrasso siamo comunque in una zona di 100 km, ma l'effetto sul Seveso sta completamente. Il sistema attuale della Regione Lombardia, cioè un'area omogenea di meteorologica,
che va dal Ticino fino all'Adda e da Como fino a Pavia, capite che è molto vasta e quindi su questo possono, si possono avere delle informazioni che non aiutano. Per questo con Regione Lombardia abbiamo affinato ulteriormente un sistema, usando anche di patente nazionale, che permette di migliorare. Hanno, Regione Lombardia ha investito su tre sistemi matematici di previsione, incrociando questi riesce ad avere delle previsioni più concentrate, più specifiche, che ci aiutano a capire meglio. E questo ci permette di poter attivare l'unità di crisi locale, che vuol dire quell'organo che è convocato dal sindaco o dagli assessori che appunto hanno le deleghe e che vede attorno a un tavolo tutti gli attori, tutti i settori comunali e non solo, anche degli altri enti coinvolti nel momento in cui c'è un'allerta. Quindi noi abbiamo detto migliorare il sistema, la protezione civile comunale tutti i giorni comunque guarda queste informazioni meteorologiche e se in caso d'allerta o comunque in caso di situazione critica propone all'assessore la convocazione operativa. Questo è un meccanismo automatico che serve ad aumentare la capacità di attivazione di tutte le misure, non solo quindi quando c'è un'allerta eccetera, ma non lasciando al caso, ma avendo una serie di procedure automatiche. Andiamo avanti. Poi l'altro aspetto è il monitoraggio dei livelli idrometrici e dei fenomeni meteorologici. Quando si tratta di unità di crisi locale, quindi quando o perché c'è l'allerta o perché abbiamo delle previsioni che ci fanno ipotizzare un possibile innalzamento dei livelli o comunque rischio di esondazione, l'unità di crisi attiva in protezione civile un monitoraggio di livelli di radar, cioè vuol dire che costantemente da quando scatta l'allerta in protezione civile abbiamo realizzato un sistema che permette di vedere oggi con questo ampliamento quattro misuratori di livello dell'acqua, a Cesano Maderno che non c'era, che è a nord, a Palazzolo, a Milano di Arnato, a Milano di Evalfurva, dove ci sono degli idrometri che vengono visti in tempo reale con le modifiche che abbiamo fatto e quindi ora possiamo inserire nel piano dagli operatori della protezione civile, per cui nel computer della protezione civile si vede l'andamento di questo in tempo reale, minuto per minuto. Invece appunto abbiamo solo tre misuratori, non quelli di Cesano, che potete avere sicuramente di sapere più tanto, quindi con un certo grado di anticipo. E poi non su richiesta o ogni ora eccetera, ma ogni minuto di tempo reale. E confrontarlo con i radar. Per cui questo confronto di livelli e il radar che vede in tempo reale come si muovono le celle temporalesche, si migliora la capacità di dire siamo in una situazione più critica e quindi attivare per tempo o comunque in maniera anticipata le azioni. Avanti. L'altro aspetto che appunto già anticipavo prima, comunicazione e attivazione dei cittadini. Quindi un sistema di migliore previsione meteorologica mirata, un sistema di attivazione dell'unità di crisi locale, quindi degli enti, un sistema di monitoraggio e un sistema di comunicazione che abbiamo impostato e che appunto con la delibera poi lo metteremo in atto di informazione con tutti i mezzi, la stampa, i social eccetera, in modo che ci sia la possibilità nel momento in cui diciamo c'è l'allerta un cittadino può comunque avere un livello di informazione sull'andamento, se l'allerta sta andando, perché chiaramente come sapete tutti l'allerta dà una probabilità, non tutte le allerte fortunatamente diventano esondazione, quindi è importante avere questa informazione. E poi questa cosa che faremo partire anche innovativa, c'è cioè la possibilità di inviare via sms ai cittadini, ho scelto la via sms dopo aver visto un po' di vari sistemi che ci parlano più efficace, ai cittadini che si iscriveranno volontariamente, quindi attraverso il portale, potranno dare il proprio numero di sms e verranno informati dell'andamento delle cose in modo non capendo ogni minuto di quello che succede, ma quando scatta l'allerta, quando dall'allerta si superano alcuni livelli, quindi si entra in una fase di maggior rischio, l'esondazione e il rientro dell'esondazione, specialmente questi sono i passaggi fondamentali. Connessi a questo, un
una sorta di vademecum, sia cartaceo che poi anche disponibile online, che dice a ciascuno quelle possibili azioni che ognuno può mettere in campo a seconda del livello, per cui ad esempio c'è l'allerta, porre attenzione, no? Stare attenti, non so. Si sta incominciando a salire, spostare le macchine dalle vie che possono essere qui, in modo che uno salga a questo. Si sta innalzando, portare a posare le paratie per tutelare gli ingressi o i sacchi di sale, dopo vedremo perché abbiamo ipotizzato un previsto nel piano una distribuzione preventiva dei sacchi di sabbia in modo che il condominio ha i suoi sacchi di sabbia, quando scatta a questi livelli, quando si vede che sei in prossimità, l'SMS ti dice sei a livello 3, che prevede non solo stare attento a spostare la macchina ma anche mettere in atto le difese. Quindi questo è un po' il meccanismo di poi altri aspetti si riguardano le azioni preventive, cioè che servono in qualche modo, come dicevamo, per prevenire, diminuire i danni e prevenire l'esondazione almeno di più piccolo. Con ALCO, che è detto appunto il governo dell'ALCO, come già diceva Mahan, abbiamo definito questa operazione di anticipare la direzione delle acque del sedio dello scombratore di Palazzolo, che è quello che devia, e quindi che diciamo annulla la portata di acqua che il Seveso accumula dalla sorgente fino a Palazzolo, Palazzolo Padetto, dove c'è lo scolmatore. Prima era legato solo a livello al raggiungimento di 108 cm di metro fuga, l'esondazione viene a 3 metri, a 300 cm, a 300 cm di metro fuga. E tanto per dare i parametri. L'anticipo viene fatto utilizzando l'indicatore di Cesano Malerno, quindi guadagnando un po' di tempo. E poi la derivazione delle acque del Naviglio Martesana dell'Ambro. Il Naviglio Martesana, più o meno il Gaio, ci sono una roba, passa sopra l'Ambro. Siccome il Naviglio Martesana, il canale quando entra sotto la Regione Gioia, dove l'acqua del Seveso vanno a confluire, allora noi abbiamo un AICO, abbiamo i dati di prendere questa che è una vecchia cosa che si faceva molti anni fa, e cioè cercare di scaricare l'acqua della Martesana nell'anno, fino a che l'anno, siccome l'anno ha dei tempi di piena leggermente differenti da quelli del Seveso, che andiamo un po' dopo, allora si può deviare in modo che il canale, diciamo, sotterraneo, il caso combinato, non abbia l'acqua della Martesana e possa prendere più acqua del Seveso. Anche qui non è un'operazione di sé porta via tutta l'acqua, ma dà un contributo e quindi diminuisce l'acqua che andiamo avanti. Un altro aspetto, questo è chiaramente che va a diminuire i danni, chiaro che i danni sono proporzionali alla quantità d'acqua che esonda. Può esondare diffondendosi per 10 cm, per 20 cm, per 30 cm, e questo vuol dire inondare maggiori, diciamo, raggiungere maggiori livelli e quindi danneggiare di più e poi anche espandersi sul territorio più ampio. Allora cerchiamo una linea per cercare di ridurre l'acqua, cioè fare in modo che l'acqua appena esca possa rientrare. Allora su questo abbiamo aumentato, chiesto del MEME di aumentare il numero di chiusini da aprire in caso di esondazione e procedere con un potenziamento, perché ad oggi c'è una squadra di MEME che faceva questo, che è un'operazione delicata perché la strada fuori va chiusa, eccetera, per poter aprire il tombino in sede stradale, quindi bisogna. Allora mi detto, facciamo questo, per fare questa operazione prima, in modo che l'acqua appena esce possa rientrare, dobbiamo potenziare la capacità di operatori che vanno a fare questa operazione connessi con la polizia locale che deve chiudere la strada nel momento in cui si fa questa operazione. Prima avevamo una squadra del servizio idrico MM, adesso il servizio idrico mette due squadre che lavorano in parallelo più una squadra di protezione civile preparata per questo, vuol dire avere tre squadre che operano in parallelo, quindi aumentare l'apertura, il numero di chiusini che si possono aprire e soprattutto quando più velocemente, quindi con l'anticipo dei segnali che ci arrivano in questa operazione, cercare
di aprire prima che avvenga l'esondazione, in modo che appena avvenga l'esondazione assorba il massimo. E poi la realizzazione di queste griglie in sede stradale di captazione dell'acqua di fognatura, cioè vuol dire creare, poi i momenti tecnici che si vedono come sono fatte, delle griglie anche in sede stradale che assorbono l'acqua e portano in fognatura e soprattutto la portano in collettori che oggi non sono quelli già utilizzati dai chiusini, quindi capaci di assorbire l'acqua. Con questa operazione dovremmo diminuire e cercare di contrastare che esonda, noi cercare di assorbire l'acqua in modo che stia in strada il meno possibile in meno quantità. Un altro passaggio è invece alcune azioni che vedo anche qui la collaborazione, come dicevamo prima, dei cittadini. Abbiamo fatto il contributo economico per titolari di esercizi commerciali per avere difese fisiche, per le paratie, per difendere gli ingressi dei negozi, eccetera, per i terreni, con il bilancio 2015 in conto capitale dovremmo fare un'operazione simile anche per i cittadini, i soggetti no profit, e poi la distribuzione anticipata di sacchi di sabbia, che abbiamo messo nel bilancio, l'acquisto di sabbia della protezione civile alla macchina che produce i sacchi, e quindi poter produrre un elevato numero di sacchi e soprattutto distribuirli prima con una collaborazione dei consigli di zona nei vari quartieri, dandoli ai cittadini, ai condomini, eccetera, in modo che questi i vari soggetti abbiano i sacchi di sabbia prima, siano allentati col sistema che dicevamo e quando serve li mettono, li possono mettere in uso e poi recuperare e tenere il sistema aggiornato. Ce n'è ancora? Siamo passati alla fine. Poi per questo, no, come già diceva Marane sulla pulizia, andiamo avanti. E ecco poi l'ultima parte del piano di protezione civile è la pulizia dal fango. Su questo ci sono stati due fasi, noi abbiamo con l'AMSA, c'è qui anche il portento presente di AMSA, abbiamo AMSA ci ha fatto un piano con un aumento di mezzi a disposizione sia delle idrovore che sia dei mezzi per raccogliere il fango, in modo da poter liberare le strade il più possibile e istituirle alla circolazione, quindi diminuire il tempo che le strade sono occupate per queste operazioni nell'immediato e poi nella seconda fase per pulire bene dal fango, che come sapete è abbastanza insidioso. Andiamo avanti. Il piano è diviso in sette fasi, comunque dopo lo potete vedere e dopo lo lasciamo, ogni fase prevede questi meccanismi che dicevamo. Abbiamo detto di fare. Perfetto. Li accendiamo. Questo, come avete visto, è un po' lo schema. Vogliamo vedere la parte cartografica. Sì, c'è una, esatto, c'è la cartografia, cioè, spegniamo le luci. Che evidenzia, si può vedere? Magari, se ce l'avete, ok, altrimenti abbiamo giocato, non è giusto. Sì, sì, questo è lo mandiamo. Possiamo, pubblichiamo magari sul sito, così le potete scaricare. Poi, poi ci sarà il piano vero e proprio, quindi rivediamo se fatto. Ma intanto questo, io direi semmai, se volete magari possiamo iniziare il dibattito, intanto dopo. Sì, no, c'era la cartografia per far vedere la presentazione. Ragazzi, possiamo fare un po' di risposte. Accendiamo le luci e iniziamo il dibattito. Prego, buon dibattito. Mi chiamo Chinaglia e parlo come cittadino danneggiato, insomma, di presentazione e come ingegnere civile. Apprezzo molto, non tanto il discorso degli interventi strutturali di grande mole, perché comunque sono
giustamente come ingegnere civile, comunque sono, anche se so che c'è un grosso dibattito in corso, sono favorevole alle vasche di laminazione, perché per quello che ho fatto io non funziona più benissimo in caso di tumore. Cosa ha detto? Perché? Ho notato con piacere che finalmente si parla di una gestione organizzata di fusili. Io vivo in una zona, sono ospite qua perché sono ancora nella zona 2, è la casa più bassa della circonvallazione di Viale Sondrio di Versato. Ecco, quindi noi avevamo le onde alte un metro davanti a casa perché l'acqua era già a 70 e poi le macchine passavano perché non c'erano i vigili, non c'era nessuno. L'apertura dei Chiusini in luglio mi ha salvato. L'apertura dei Chiusini, malgrado io sia stato implorante con protezione civile, pompieri, servizio del comune, vigili urbani, non ha funzionato. Quindi apprezzo molto le misure strutturali. Mi dispiace però di notare che dal punto di vista delle misure operative non so come fare per la prossima generazione. Questo come doloroso richiamo lo passo a voi assessore. Grazie. Residente in Israele,
condivido il programma delle banche. Vorrei però sollevare un'altra questione. E abbiamo raccolto alcuni esempi intorno al Parco Nord e colgo l'occasione per dirla qui, e spero anche in che venga trasmessa in altre sedi, perché a fianco di questo piano il Comune di Milano, forse meglio l'area metropolitana, predispone un piano di variazione idraulica. E in variazione idraulica, si ha capito la cosa. Perché i tempi sono dai 3 ai 5 anni, tanto per essere realisti. E speriamo che questi tempi siano rispettati. Il sacrificio che sarà fatto non solo a Senato ma in tutti i comuni su queste banche, se alla fine tutto questo risolverà, la prima cosa che bisogna tenere conto è il ripristino di quei territori, perché poi negli anni si dimentica certe cose, quegli spazi sono stati conquistati e possono essere trasformati in altre cose, quindi dal punto di vista ambientale bisogna tenere conto. Ma è un aspetto che riguarda la pianificazione in generale. Però, siccome recentemente comunicava il piano urbanistico, forse ci sarà un aggiornamento, ma io questa attenzione sull'utilizzo delle acque piovane che possono essere recuperate per tante attività, penso che debba essere preso in considerazione per affiancarlo al piano delle valli. Perché questo? Perché l'acqua piovana è una ricchezza, io sostengo che conviene dalla sfiga farne un beneficio. Lavoriamo e pensiamo, non sto parlando di una cosa nuovissima, sto parlando di una cosa vecchia, ho studiato sul computer tutto, quindi qua ci sono i tecnici esperti di me che diranno a loro. Però lo vedo dal punto di vista ambientale, anche perché questi residenti del Parco Nord erano preoccupatissimi, poi ho visto che si possono fare in un certo modo le vasche di ventilazione e alla fine sono anche carine. In altri paesi europei sono addirittura delle micro vasche di sedimentazione proprio accanto ai condomini, si può gestire in un certo modo. Noi agiamo con l'emergenza dopo un numero infinito di anni di vuoto assoluto e disattenzione totale dei danni che si procurano, non solo in loco, ma comunque nella città. Milano ovviamente è una città che deve preparare le situazioni, perché i cambiamenti climatici sono importanti, indipendentemente dal 16, l'ultima volta di novembre sono esondati i fiumi, non solo il 16, ma penale. Quindi prima raccomandazione, siccome se l'amministrazione comunale questa cosa deve essere sottoposta appunto. Io penso che la sede opportuna è la questione dell'area metropolitana, quella sede occorre dando un ruolo nuovo alle società che si occupano delle acque, cioè bisogna essere creativi dalle opportunità. Io parlo di questo. Veniamo invece alla questione più particolare del dunque, l'ultima di novembre è stata effettivamente un bel disastro tra le tante. Intanto una domanda, le famose squadre 3, 5, quante sono? Da quanti numeri veramente sono composte? Perché io vedevo poca gente a novembre, tanti buoni volontari, ma onestamente delle macchinine che giravano per la strada. Poi una questione subito, se ci sono dei box di primo, secondo e terzo piano, all'altro in ogni condominio ci deve essere una persona che dice si può scegliere, come si fa a spostare le macchine? Attenzione, l'acqua arriva e va primo piano, poi scende al secondo, poi va al terzo e lì è il disastro. Avvisare, c'è scritto, spostare le automobili, le fai uscire dal box, primo, dove mettiamo, secondo, cosa, come fa? Questo problema bisogna tenere presente se vogliamo salvare le automobili. E oggi decidiamo che l'automobile allagato è un danno collaterale, come si fa in guerra, si fa finta di niente, ma no. Invece è una cosa che bisogna prendere in considerazione.
Seconda cosa, le briglie stradali per spostare le acque. E io sono morta, dove sono le briglie stradali? Attenzione, sono nuove che verranno fatte? In quali strade? Questo è tutto. È stata predisposta, oltre agli spostamenti sotterranei che avete illustrato, cioè le deviazioni verso il lago, le deviazioni verso la Valpesana, che sono efficaci. No, cioè, tutto quello che serve per ridurre l'impatto dell'acqua, che non lascia appello a nessuno, la cosa che mi sono domandata, adesso, non so se per caso quella notte voi siete passati da queste parti, però la stazione Garibaldi era allagata fino al 21° binario con un scrosci d'acqua che erano divertentissimi, con situazioni anche molto difficili, tant'è che la chiusura delle paratie della stazione ha creato delle reazioni tali via Pepe non indifferenti. Chi è l'urbano sa di che cosa sto parlando. Ora questa cosa va coordinata con la stazione, non l'ho sentita nominare per tutta l'EFS, che però, immagino di sì, sono io che non l'ho sentita, però è una cosa che noi dobbiamo sempre, oltre alle metropolitane. Quindi mi piacerebbe, cioè a me va bene che i cittadini siano coordinati, mi va bene che siano volontari, responsabili, decidiamo quello che vogliamo. Però un piano di protezione civile deve avere, come dire, non solo l'illustrazione fatta, ma proprio le vere simulazioni, perché questo è fondamentale per avere le istruzioni. I tombini, per esempio, che qua venivano aperti dai cittadini con rischi di risucchio, perché noi abbiamo assistito a quelle situazioni pericolosissime di gente che teneva quello che arriva il tombino e in coda altri che lo trattenevano impreparati, giustamente, d'altro canto non c'era nessuno, l'acqua arrivava. Noi siamo finiti su Facebook con delle belle cassette di frutta e verdura e pinghe di pesce spada in giro per il quartiere, non so se lo conoscete. Qualcuno che le dica queste cose qua, perché siccome parlano di grande coordinamento, il giorno 15 novembre. No, scusate, per cortesia. La sintesi e prendiamo la parola. Chiedo che quando ci sono questi nuove esondazioni, come avete preallarme, non ci siano attività del mercato all'aperto, così come è avvenuto l'ultima volta. Perché è stata una vergogna, perché trovarci quella roba lì è stata proprio non solo di preparazione, ma come dire, una sorta, poi ognuno si fa le responsabilità per svalutare la realtà, qui non sapete che quando ci sono quelle cose, non si fa nulla. Quindi ci dispiace, ma è così. Chiudo qui. Possiamo chiedere se diciamo velocemente un po' di risposte, penso anche al beneficio della tutta prima. Io ne ho una domanda brevissima, quel signore sull'indifferenza delle istituzioni, quel signore che ha parlato prima, sì, della l'indifferenza delle istituzioni, sarebbe opportuno dotare in queste occasioni i vigili urbani di appositi stivali, perché ce li hanno ma non li usano, li assumono, no, non faccia quella faccia perché io ho il testimone, le fotografie, macchine dei vigili urbani intervenute nei momenti di piena del mercato, le vecchine che tornavano a casa col carrello, non ne ho visto uno scendere a dare una mano, l'ho dovuto fare i cittadini. Guardi, io ho visto sicuramente quel luogo è successo questo, e vorrei ammettere che mi si dica non è vero, mi si possa dire è successo, ma per la morte del cielo di oggi. Io le sto dicendo solo questo, che non è vero che chiaramente su alcune situazioni ci sono le macchine che erano state mandate lì per alcuni interventi che erano più innovazioni, c'erano alcune che erano in loco per altro e non le avevano. Il piano che abbiamo fatto è proprio per evitare questa cosa, cioè per far sì che l'azione non è fatta casualmente ma è fatta secondo un piano, tutti gli enti prima di citare, adesso vi elenco
partecipano al piano, ad ognuno il proprio piano, per cui Polizia Locale ha piani di dislocazione delle pattuglie, fatto a secondo del grado di rischio e a secondo della quantità d'acqua che è prevista, perché una certa quantità va su un territorio, altra va su altro territorio, cioè l'allargamento dell'isola è un fatto che nella stragrande maggioranza, fortunatamente la stragrande maggioranza delle esondazioni non avviene, quindi questo è appunto fa parte del piano. In questo senso, poi le dico, è pubblicato il Corriere, il porto dei vigili che portavano le persone, quindi non è che non c'era, da qualche parte c'era, da qualche parte no, solo questo, no, per dire, no, c'era, c'era, sì. Allora, ci mandiamo a casa, il Corriere della Sera, perché non ho fatto io la foto. Ho detto che gli errori ci sono, lì facciamo il nome di lista, quindi io non dico cosa c'è. Ho detto solo questo, va benissimo, il piano lo stiamo facendo proprio per migliorare l'intervento e renderlo più automatico da questo punto di vista. Niente. Noi abbiamo quelle unità di crisi locali che abbiamo detto a tutti i settori dell'amministrazione comunale, quindi il settore delle scuole, il settore del commercio, il settore delle politiche sociali, il settore che si occupa delle case popolari, eccetera. Proprio per questo, come veniva sottolineato da alcuni, proprio perché ognuno di questi settori abbia un proprio piano dell'attività e non sia lasciato al caso, ma dentro nel tavolo, ognuno ha il suo pezzo è allegato al piano, per cui quando c'è un certo tipo di grado il settore scuole ha il sistema che ad un livello di rischio c'è la chiusura di determinate scuole, ma non è che lo pensa in quel momento, che viene previsto dal piano. Il commercio, la stessa cosa chiaramente, legandolo alle diversi gradi del rischio. Oltre ai settori comunali ci sono anche le aziende che hanno a che fare con la gestione della città, quindi A2A ha partecipato al tavolo di relazione di questo, ci ha presentato il piano di intervento in emergenza e anche il piano che stanno facendo e che abbiamo chiesto di impermeabilizzazione delle cabine elettriche, proprio per, ne ha già realizzate alcune, ne sta realizzando altre, ci ha proprio presentato il piano progressivo per superare questo. D'altra parte, purtroppo, devo dire, senza polemica, ma che su queste cose qui, per anni queste azioni non sono mai state messe in programma e fatte in questa maniera. Per cui c'era un po' di dire, speriamo che non succeda più. Abbiamo incominciato proprio a mettere in fila queste azioni. A questi enti esterni sono, appunto diceva, 2A, c'è anche FS, con cui abbiamo anche lì interagito identificando alcune scelte operative, chiedendo anche loro di mettere in atto delle tutele, perché l'acqua lì è arrivata da Via Pepe e da qualche maggiolina che è entrata e poi è arrivata sul binario scendendo fino alla stazione. E lì a qualche maggiolina c'è un'area dove il confine, dove c'è una ringhiera che chiaramente l'acqua non la ferma e che scende l'acqua in ferrovia che porta ad un livello inferiore. Quindi con sia il loro sistema di gestione dei rischi e i loro tecnici abbiamo studiato alcune opere che stanno appunto realizzando per prevenire quel sistema. E quel lavoro dei chiusini, cioè deve prevedere con MM l'apertura di nuovi chiusini, soprattutto nella zona di Isola, in via Pepe e nelle altre vie, serve proprio per fare in modo che, siccome la conformazione del territorio, passa a Seveso in via Pepe, Seveso via poi una chiave gioia, ma siccome quella è la zona più bassa, l'acqua poi trasforma viale Zara in un canale. Allora noi abbiamo previsto dei chiusini nella zona di Isola proprio per evitare che si innalzi e si rifaccia la vasca sostanzialmente, quindi assorba maggiormente, e quelle griglie che dicevamo che indipendentemente dall'apertura assorbono acqua. Quelle ne abbiamo messa una in piazzale Istria, abbiamo prevista la realizzazione, abbiamo appunto fatto il pedaggio preventivo e iniziato questa operazione, e una più in basso all'incrocio proprio con la
la circolazione dove c'era il signore prima, proprio perché l'acqua che scende dalle marmitte, dove scende dalla zona di riguarda e utilizza, viene intercettata da queste griglie che sono di dimensione di 3 metri per 6 circa e assorbono l'acqua. Queste sono alcune delle domande, poi ecco, si vedono qua, questi sono i cusini, un po' piccolo, poi ve lo mettiamo, che sono previsti l'apertura dei cusini in zona Piazzale d'Agosta, quello là dall'incrocio Viale Matiche con Viale Zara è la griglia che mettiamo nuova e poi queste sono invece in zona di guarda e viene messa in Piazza Istria una griglia proprio per questo motivo. Io sono Viale Restelli, Via Osofregi, sì. Via Di Mano, sì. Allora ho aperto da questo motivo. Io sono molto di qua. Allora il tema è, siccome l'acqua lì arriva da nord, allora noi dobbiamo intercettiamo con i chiusini nella zona di riguardo, con il tratto che interrompe un viale Marche, e questo invece è per assorbire l'acqua per qualche isola. Perché sono legati guardi, questo però possiamo verificare, implementare, questo è perché dobbiamo intercettare i collettori della fognatura che non sono già interessati, perché se utilizziamo quelli già interessati chiaramente hanno già un carico d'acqua. Questo è per togliere l'acqua e canalizzarla nei collettori di fognatura che sono liberi e quindi possono meglio assorbire. Possiamo verificare che con il sistema idrico, con queste regioni che ci sono anche per questo, andare a verificare anche questo aspetto. Vado velocemente a vedere anche sulle altre domande. Sulla difesa delle griglie dei box. Lì possiamo verificare con i tecnici la situazione. Un sistema che può essere anche, oltre che innalzare in un momento, mettere quelle protezioni che dicevamo prima, per cui ha fatto anche il bando, cioè ci sono delle paratie che possono essere messe anche attorno, ATM con le griglie della metropolitana, mette quando gli operatori, mette appunto queste, quelle che mette ATM sono ancora in regola, adesso esistono dei prodotti milioni, leggeri e anche con impermeabilizzazione che vengono posti attorno ed evitano che l'acqua scenda. Questo non lo so dove è andato un conto, però è alzare un altro rendendo stabile il progetto. Bisogna appunto vedere perché serve il marciapiede che ha un si innalza, bisogna vedere dove, come, però vi dico, si può sia innalzarlo strutturalmente che diventa più alto, oppure prevedere una la posa di queste paratie nell'occasione può mandare alla protezione civile e poi dopo con il servizio idrico vediamo come fare, manda e ci vediamo direttamente con il condominio per la sì, c'è chi ha fatto anche due? Sarà operativo? Vi dico, attenzione che c'è, cioè, questo bisogna vedere se è meglio fare una cosa o da utilizzarsi, da puntare come altro. Lo so, però se è molto marciapiede, bisogna vedere il dopo. Per quanto riguarda
C'era l'ultimo tema che era quello che era posto sulle invarianze di dati. No, abbiamo perso il contributo dei danni, ci ho dimenticato. Non, ecco, non è un rimborso perché, no, no, perché tecnicamente è un contributo che sono detta ai danni. Noi abbiamo saldato i contributi di luglio per circa, sono 600.000 euro, no? Adesso poi pubblichiamo i dati definitivi e abbiamo catalogato tutte le domande di novembre. Adesso con l'approvazione del bilancio dobbiamo individuare il capitolo per riuscire a rispondere anche all'intervento. L'unica domanda nell'ambito del mio intervento era quello sull'invarianza idraulica. Allora, il sistema di vasche di laminazione che stiamo realizzando per evitare le esondazioni, io lo definirei ad oggi una cura da cavallo, cioè se ti esondano 4 milioni di metri cubi d'acqua, tu devi fare un intervento che oggettivamente è molto impattante ma che ti garantisce un risultato rapido. Se facciamo una cura di cavallo, però abbiamo bisogno di fare un intervento strutturale a lungo termine anche sulle politiche di gestione dell'acqua, per due motivi. Il primo è perché bisogna creare le condizioni per cui queste vasche di laminazione in futuro possano essere utilizzate in maniera diversa, perché tra l'altro sono interventi progettati alla fine per essere anche esteticamente gradevoli negli 11 mesi su 12 in cui non li si usa, nei periodi e quindi anche in prospettiva rispetto agli usi finali. Secondo elemento, se oggi dobbiamo laminare 4 milioni di metri cubi d'acqua, non è detto che un giorno, se uno non fa niente, anche a fare le vasche non ci si ritrovi dell'altra acqua da laminare. Allora bisogna comunque prevedere degli interventi forti di riduzione delle necessità. Noi abbiamo approvato circa 2 mesi fa anche il piano di investimenti del sistema idrico della città di Milano, che si pone l'obiettivo di andare a recuperare molte delle acque che buttiamo dentro dopo l'utilizzo, ad avere una gestione migliore, a separare l'uso delle acque. Noi in molti casi, come dire, buttiamo in fornitura delle acque che potrebbero essere destinate e riutilizzate con una maggiore semplicità di quello che abbiamo oggi. Io vi dico solo che il piano di investimenti dell'acqua ha un orizzonte che è da qui al 2037. Questo per dire che l'acqua, che è un elemento su cui tutti quanti noi penso abbiamo rispetto e sappiamo anche la delicatezza con cui bisogna intervenire, non possiamo pensare che da questo punto di vista otteniamo risultati dalla sera alla mattina, non li otteniamo su niente. Però in pochi anni, come si auspica e siamo determinati a fare sul tema delle vasche di laminazione, c'è da dire che se non si parte non si realizza neanche. Però abbiamo interventi che hanno un orizzonte che è quasi ventennale. È in corso, nella città di Milano abbiamo approvato gli interventi a febbraio, giusto, no? A marzo, insomma, l'attore Sardini è dell'arte che ha elaborato tra l'altro questo piano di interventi, va realizzato e va esteso territorialmente, esattamente come stiamo facendo a Milano. Anche i piani dell'area metropolitana e oserei dire anche di altre province del nord Milano sono in via di aggiornamento per andare incontro a questo tipo di necessità. Sono necessità non evitabili, perché se no, finite le vasche, ci ritroviamo a dover ragionare di un nuovo problema anche con le vasche esistenti e bisogna monitorarle con attenzione. Lo stiamo facendo nella città di Milano, abbiamo una normativa abbastanza stringente sul nuovo. Questo tipo di soluzioni ci permette di iniziare a intervenire anche sull'esistente, dove ci sono dei margini di miglioramento notevoli, insomma. Poi non so se magari dopo per venire a integrare. C'era iscritto a parlare il signor allora, sono consigliere di zona e ho una formazione, diciamo, di ingegneria e non sono un ingegnere civile, sono un ingegnere, diciamo, di automazione industriale, di processi continui, però quindi, a differenza sua che magari già magari può conoscere, diciamo, io ho dovuto un po' studiarlo. Okay. Allora faccio una piccola premessa e vi leggo questo pezzo.
l'idea della giunta Pisapia di Seves of Angels. Visto che per realizzare vasche o spolmatore nuovo saranno necessari almeno 3 anni di lavoro, la nuova giunta comunale sta cercando di risolvere il problema in un altro modo, ovvero adottando quelli che potrebbero chiamarsi, senza scherzare, Seveso Angels. Di cosa si tratta? L'idea quantomeno fantasiosa consiste nell'organizzare sentinelle volontarie antipiena che da settembre verranno allertate via SMS in caso di emergenza e esondazione. L'assessore alla sicurezza Granelli spiega i motivi che l'hanno animato nel definire tale provvedimento. Abbiamo pensato a un piano per potenziare le informazioni. L'obiettivo? Velocizzare le comunicazioni tra istituzioni e cittadini volontari. I residenti delle zone interessate saranno convocati tramite SMS per sistemare paratie e sacchi, ma non solo, verranno colorati i chiusini per far defluire l'acqua in modo che le macchine, essendo visibili, non vi sostino sopra. I sacchi di ghiaia per l'emergenza saranno custoditi nella depositoria di via Gregorovius e alla piscina Scaglioni. Questa cosa l'avete sentita? Questa sera? Sapete in che data ha questo articolo? È di agosto 2011. Non voglio entrare in polemica, perché il problema è questo. Anch'io è da 4 anni che sono in consiglio di zona, per cui sono uno sporco politico anch'io, no? Perché bisogna comunque lottare con una gestione, con un'amministrazione, con... Lei è un pulito politico, ok? Faccio la verità. Se non fate un'acqua del serio, se ne resta poco. Allora, rimaniamo un attimo concentrati sul perché siamo qui questa sera. Questa sera l'incontro è dedicato alla presentazione di un piano di emergenza. Sono in parte contento perché il piano di emergenza è stato proposto in consiglio di zona dal gruppo di cui faccio parte, però prevedeva, diciamo, degli investimenti, perché come avete visto un elenco di buone intenzioni era stato già elencato ad agosto 2011. Siamo a aprile 2015 e le parole sono le stesse, le parole come previsioni. No, adesso non voglio addentrarmi in termini tecnici, perché sulle previsioni di livelli, radar, eccetera, noi abbiamo fatto anche alla Regione Lombardia, all'AIPO, delle osservazioni sulla priorità di costruzione delle vasche, che determinavano le priorità, in cui si diceva se la vasca va qui, quella che fai per prima, basandoti sulle previsioni, e lì ci hanno, come dire, in italiano corretto non lo so, però ci hanno spernacchiato dicendo no, sulle previsioni non sono affidabili, no? Per cui ecco perché dico poveri noi che siamo lì ad arrampicarci, però il problema è che se le previsioni vanno bene in alcune situazioni ci devono andare bene anche quando fai delle regolazioni spinte. Allora, quindi il piano, vengo al piano di emergenza. Il piano di emergenza prevedeva molte di queste cose e tra l'altro anche una considerazione facile, no? Se si prende il piano di emergenza provinciale del 2012, praticamente è segnata la zona bagnata in proprio con precisione millimetrica. Quindi, diciamo, i tecnici, chi lavora, sa proprio con precisione quali saranno i primi punti ad essere bagnati, dalle pendenze si può ricavare come si andrà. Per cui la mozione presentata in consiglio di zona chiedeva anche l'ausilio di pareti mobili. E ad esempio il signore, no, quando mi dice per riparare la grata, è ovvio che in quei casi, se c'è un vero piano di emergenza, si sa che via Sedenico 22, quello che è, ci sono le grate. In via De Martino c'è la chiesa che ha le grate con l'acqua che liberamente li va dentro, e questi sono gli interventi. Oppure, come diceva la vicepresidente Lo Consolo la volta scorsa, alle scuole. Quindi, ora, non solo quelli della protezione civile, ma non so chi, cioè anche persone pagate, vigili, devono intervenire per mettere in sicurezza. Però questi piani devono essere studiati in anticipo, in modo dettagliato, e per fare questo è ovvio che il comune deve metterci dei soldi. La volta scorsa, ho fatto questa domanda perché magari dopo mi darà dei numeri,
ho visto, ho sentito parlare, al di là delle emergenze e dei danni, di appena 350.000 euro per fare le grade, e che è poca cosa. Quindi col piano di emergenza poi cosa che si potrebbe fare? Il fatto stesso di convogliare l'acqua, ad esempio nei vialoni centrali di alcune strade, permetterebbe anche una facile pulizia, quindi magari un abbassamento della spesa quando si deve pulire la strada. Per cui è ecco perché va approfondito meglio il piano d'emergenza e va visto nei minimi dettagli. Perché va visto nei minimi dettagli? A me dispiace di voi che abitate all'isola, io abito un po' più a nord a Niguarda e quindi l'acqua la vedo costantemente. Il problema è per quelle persone e per quelle zone che non hanno costantemente visto l'acqua arrivare, per cui sono state completamente indifese. Vabbè, qua mi verrebbe da dire, da fare una specie di battuta, nel senso che sarebbe meglio se ci allagassimo continuamente, in modo che da essere sempre preparati, perché il problema è che quando non ti allaghi per 4 anni va a finire che vieni preso impreparato. Però molti di voi, sono sicuro qua dentro, avranno lottato contro questo bellissimo panorama pieno di cemento che avete qua di fronte. Però credo che questo bellissimo panorama di cemento sia anche un po' la causa del perché Isola ha ricevuto maggiori danni nelle ultime sondazioni. Perché l'acqua che prima defluiva magari in una zona verde, e nessuno poi se la ricordava. È arrivata lì l'acqua, non è arrivata da lì all'acqua, è da nord che scende, non diamo la colpa che lo cielo. Ecco, se lei mette una paratia, sì. Ok, cosa fa? Alza il livello e di riflesso si propaga. Ma gli altri San Francisco come sono costruiti con le palafitte, ma scusi, ma dai. Evidentemente New York e San Francisco hanno una invitiamo una maggior sintesi, consigliere. Hanno una marca, ad esempio. Gli assessori hanno parlato della Malpesana, no? Lei sa che questi grattacieli scaricano acqua per il riscaldamento nella Malpesana e il comune di Milano non sa qual è l'entità d'acqua che scarica in Malpesana? Non lo sa. Più. Vabbè, essere avvisati va bene, il problema è un altro alla fine, no? Quando viene avvisato che arriva, cosa fai? Il 12 novembre eravamo tutti avvisati, perché avevamo avuto un bel po' di esondazioni dal 25 giugno in avanti, però l'acqua è arrivata e non abbiamo potuto fare niente. Posso concludere? L'assessore Marano parlava di due soli possibili interventi, anche se poi ne ha aggiunte altre, quindi inizialmente dicevo c'era la laminazione e i canali sformatori, però appunto avevo messo all'inizio la questione dell'invarianza idraulica e c'è un'altra osservazione, qua mi richiamo la base politica e i limiti proprio amministrativi che si hanno, perché anche se dovessi essere io al governo avrei gli stessi problemi. Il problema è questo, come stava accennando Paran, no, anche il comune, non so se l'ha detto tutto bene, però il comune di Milano ha emesso un PCT per fare in modo che da ora in poi chi costruisce tenendo presente il principio di invarianza idraulica. Però peccato che da quando l'amministrazione è su, è stato nel frattempo al confine con Milano sul fiume Seveso, no? Una licenza di 20 anni fa, nessuna amministrazione ha potuto impedire la costruzione di un centro commerciale. In via Passerini si costruiranno altri 4 grattacieli. Il problema è un altro, bisogna intervenire non per mettere un tappo a quello che, al danno che è stato fatto, ma cercare di recuperare la permeabilità dei suoli, e questo lo fai intervenendo proprio a ritroso, cioè quasi richiedendo che ogni condominio ripristini il principio di invarianza idraulica. È ovvio che quello delle vasche di laminazione è una cura da cavallo, però siamo sicuri che andando avanti così ci ritroveremo di nuovo tutte da capo. Poi in ogni caso le vasche di laminazione tecnicamente in 16 che c'era stata un'esondazione in 12 non ce l'avrebbero fatto ad arginare quello che è stata l'esondazione. Grazie. Questa è la sua opinione di un'altra sede, i tecnici che gestiscono le vasche hanno smentito. Thank
perché poi dopo vedremo che stavano mettendo il fatto che il 12 novembre c'era stata un'esortazione di nuova allora vera. C'è il signore e poi la signora. La mia è una domanda, è un caso particolare, sono il presidente di un'associazione che ha sede all'isola e siamo affittuari del comune, c'è un problema. Lo dico spassionatamente, state facendo tantissimo, ma il cambio dall'ASL alla metropolitana di Manerva con la questione della dazione taglia fuori gli interventi che invece sono di competenza dell'ANM. Io sono riuscito a prendere appuntamento per domani, due mesi fa. C'è un problema che, e non è soltanto di via Contalonieri, ma di via Corsieri, che anni guarda credo che di case abbiamo fatto l'incontro con le manager. Credo che sia importante sollecitare il fatto che ci sono qui in via Corsieri dall'inizio dei tombinaggi naturali che sono i sotterranei delle case alte. E se non si interviene su questo, cioè, io sono in una posizione sfortunata, ho avuto un corso spese, delle prime spese, ma alla domanda il muro che è crollato, ma non sono nell'unica situazione io, che vicini di tra virgolette casa, non si sa se interveniamo e ricostruiamo, poi sono comprese, i diritti dell'assicurazione hanno detto no perché sono competenze delle potrebbero rifiutarle. Sollecito che ci sia, so dico, come quando io ho citato il settore case, l'ho fatto insieme con il MEM proprio, hanno già fatto alcuni interventi su alcuni impianti a riguardo, a tutela proprio degli impianti con delle opere lì e hanno un piano anche loro, quindi è fatto bene. L'altra domanda è se nei piani che è stato, che sono tra le misure che sono state illustrate, ci sia, penso di sì, ma volevo un coinvolgimento più attivo di quelli che in questo caso sono le associazioni, semplicemente perché possono essere un tramite di mediazione attiva fra le istituzioni e la cittadinanza, perché il problema è che quando succedono i problemi si abbia quella cosiddetta capacità di resilienza, senza fare lezioni a nessuno. Tra l'altro magari intervenire anche, io l'anno scorso mi trovavo a fare un banco di comunità resiliente, ma non avete visto gli ambientali che arrivato, magari anche su quello di ragionare. Ma senta, io sono commerciante, sono qua, e parlava prima del vostro, dovete mettere ancora bilancio. Il commerciante è già. Sì, noi abbiamo già fatto tutto, abbiamo già inviato tutto, abbiamo già tutto anche protocollato. I tempi che sono quali? Perché cioè, io parlo della mia persona, sì, per attività è stata distrutta, non c'è rimasto più niente. Perché io non ho tenuto aperto per la mia grande forza e volontà, ma io le posso dire che a dicembre io potevo più le partite, non avevamo più nulla. E volevamo sapere, perché magari ci sono casi più gravi degli altri, nel senso che noi ci aspettavamo forse, magari non si è, le dico, perché immagino che ne avete tantissime, che ci fosse qualcuno che veniva a vedere, perché io le posso dire che ho chiamato due furgoni per sgombrare l'attività della minigonza. E i danni sono notevoli, sono tanti muri. Personalmente novembre o luglio? Novembre. Noi ne parliamo di novembre, eravamo guardi. No, e la nostra grande forza di volontà, cioè che poi qualcuno, ripeto, più di un altro, io vivo di del mio materiale primo che non abbiamo proprio niente. Questo vi mando, mettete ancora bilancio, ma quanto questo bilancio, quanto è la. Perché io le posso dire, è duro e difficile andare avanti, posso dire, perché l'attività di anni viene messa in ginocchio, io le posso dire. La forza di volontà di andare avanti, ma non so perché è grave la cosa. Adesso le spieghiamo meglio, prima ho detto velocemente. Ecco, no, vogliamo una spiegazione migliore. Sì, ma io vorrei fare una considerazione sulla strutturale e poi delle domande per quanto riguarda l'emergenza. Per quanto riguarda la questione strutturale, è giusto che è importante che il Comune di Milano abbia introdotto nei CPI delle misure per la
però supportate da interventi analoghi dei comuni dell'area metropolitana, nel nostro caso con interesse specifico di quelle che sono a nord, dove non mi risulta questi principi siano stati inseriti nel PGT, e poi da norme regionali che devono andare a proporre e finanziare, soprattutto non solo pianificare, ma mettere a disposizione dei fondi che avranno efficacia nel 2037 se ci sono dei fondi che vengono stanziati anno per anno e sono fondi non programmati, non avranno efficacia. Per quanto riguarda le domande, voi stasera avete presentato, diciamo, la filosofia del piano dell'emergenza, però ci sono da mettere a punto gli interventi, come è venuto fuori dalle osservazioni che sono state fatte, e bisogna darsi anche dei tempi, cioè questo piano, per quando è pronto, forse è opportuna, diciamo, un passaggio intermedio in cui lo venite a presentare prima di approvarlo, in modo che ci sia la possibilità di proporre dei correttivi, e poi soprattutto ci siano delle indicazioni che vengono date ai cittadini, ai condomini, su quali sono le misure più opportune da realizzare. Ho visto qua nel quartiere che la ferramenta si è messa a produrre le paratie mobili che possono essere adottate. C'è chi ha cementato completamente le bocche di lupo delle cantine, creando dei problemi di altro tipo qua all'interno dei danneggiati, quindi forse non è così problema. Quindi anche una guida, non solo diciamo, per gestire il piano dell'emergenza in modo che tutti possano collaborare, ma anche su come intervenire casa per casa per realizzarsi è importante. L'altra cosa importante è, conoscendo quali sono i deflussi dell'acqua, eccetera, noi abbiamo un'idea di dove arriva prima l'acqua e dove arriva dopo. Però forse dire cominciamo da questa zona ad evacuare, e in che modo evacuiamo, dove andiamo, dove ci rivolgiamo. Perché quando c'è stata l'ultima esondazione, io sono arrivata in stazione centrale, per tornare a casa, meno male che conoscevo la rete dei trasporti, ho fatto il giro del 4 e sono tornata a casa, altrimenti non tornerò a casa. Questa è la risposta che mi ha detto. Consigliere, c'è il cittadino qui? Prego. Scusate, volevo chiedere, sono informatore che sembra la quarta che mi pare a Milano, soprattutto in tante zone, mi pare che stia arrivando anche qua, sta salendo, per la non più prelievo delle aziende, eccetera, che a Milano una volta erano anche presenti nelle zone centrali della città. Allora, c'è stato un fenomeno, mi pare, sulla R2, che è stata anche fermata alcuni giorni, il tratto che Garibaldi va alla centrale, attorno a zone. E allora si parlava di impermeabilizzare, di intervenire anche sulla metropolitana 2, che a differenza della 3 è stata costruita in termini di periodi lontani e quindi non ha avuto questi interventi. Non sapere se queste cose sono state messe in campo, sono state discusse, comunque preventivate, e se c'è stato, come diceva prima un consigliere che è intervenuto, un contributo a questa, diciamo, a questo ristagno dell'acqua, anche dovuto alle costruzioni che si sono fatte negli ultimi anni, che al di là dell'apprezzamento o meno dal punto di vista estetico, però evidentemente qualche problema probabilmente l'hanno determinato. Nel senso del deflusso delle acque, no? Cioè costruzioni alte con grosse cantine, grossi box che si impermano per piani e piani, quindi questa cosa evidentemente va studiata e verificata. Grazie. Certo, volevo semplicemente dire, ringraziare quello che diceva la signora e l'intervento che ho fatto prima sulle griglie. Cioè, secondo me, parlando di prevenzione, è stato citato, però coinvolgere moltissimo gli amministratori dei condomini, perché i primi responsabili della non prevenzione a livello locale sono loro. Perché? Perché siccome la prevenzione costa e qualunque spesa del condominio va approvato, si scatenano conflitti di interessi dove la sicurezza e la prevenzione vengono totalmente ignorate. Come dice che è stato citato, è qui vicino, 100 volte sono stati allagati con 3 metri di acqua, prevenire un po' di rottamate, ma chi non ha il posto di non interessa, quindi quando si dice c'è una spesa, una prevenzione, la costa 50.000 euro, bisogna cucinare un
parte dei nostri morti. Questo è assurdo. Assurdo anche perché qui dici, ma gli allagamenti sono stati 300. Quindi se c'è anche una volta ogni 2-3 anni, ma l'anno scorso l'acqua qui è arrivata il 12 di novembre, è arrivata in luglio, è arrivata il 15, insomma. Quindi non si può andare avanti così. Quindi è stato presentato il discorso dell'innalzamento delle riviere, solo l'esempio. Chiaro che lì sembrava la cascata del marmo, cioè non sarebbe venuta giù l'acqua, da 10 piani, da 10 metri scende l'acqua. I box erano meno 1 per sua, neanche una goccia, meno 3 che si prende. Questo è il concetto. Ma l'amministratore è responsabile o no? Quindi in quel momento l'amministratore è responsabile, l'amministratore dice che compra il comune dice che compra la regione dice che compra il bando interno, ma le altre macchine sono state distrutte e non si è detto nessuno. E questo è grave. Secondariamente è quanto grave che il box non vale niente, perché chi è che mette la macchina in un box che si allarga? Quindi termina patrimoniale enorme. Terzo, se domani c'è un'altra riunione, siamo al punto da capo, perché di laminazione io abito qui da 52 ed è da 52 che la zona si allarga, quindi voglio dire c'è da dire per tutti. Quindi, non facciamoci illusioni, abbiamo detto 3 anni, la signora ha detto 5, io dico che ci vorranno 5-10, perché le giunte cambieranno, i sindaci cambieranno, vengono fuori le istanze politiche del tutto. Il mondo, la sostanza è che nella realtà ci si pensa pochissimo, ci si pensa nell'emergenza. Il programma cambia magari raggiunto, io mi auguro che rimanere tutti voi, ma però quindi in quel momento che succede. Quindi gli amministratori devono capire che la prevenzione e avere un programma di emergenza, avere un protocollo di come si gestisce è fondamentale. Se non prima diceva mettere i sacchi di sabbia, le tracce, ma chi le sposta fisicamente? Portare da non so, da un magazzino sotterraneo, per terreno, spostare, ma solo decine di quintali o tonnellate di sacche che servono per coprire, abbiamo 30 metri di griglie, faccio per dire, ma questo è un caso particolare, tanti altri si trovano nella stessa situazione. Quindi il comune secondo me dovrebbe fare opera di convincimento, dare linee guida, istruire e obbligare, è obbligare perché sono gli obblighi, se non è un atto dovuto, il condomino sarebbe interessato a votare contro e allora se non permette di essere per farlo qualunque idea viene bocciato. Capisco a quello, però secondo me parlando di prevenzione il coinvolgimento attivo degli amministratori dei condomini va tenuto in considerazione perché loro sono di petto il centro non è compito loro. Posso chiedere che è una cosa importante, ossia i box almeno tre di cui stiamo parlando hanno un numero di millesimi che è insignificante rispetto alla proprietà della casa di costruzione, per cui se non c'è un atto impositivo da parte del comune sugli amministratori a fare quegli interventi, anche quando noi diremo spendiamo per andare a quelli che ci diranno che non si può fare perché non vogliono spendere, quindi ci vuole un atto impositivo da parte del comune. Il tema che ha proposto è sicuramente un tema scottante, però so che anche nell'altra occasione ho detto che avevate in previsione anche incontri proprio di questo genere con gli amministratori e che il piano può funzionare chiaramente solo se ciascuno fa la sua parte, ovviamente. Avevo iscritto come l'esondazione del Seve sul 15 novembre era sabato, la risposta che si è stata data dall'amministratore è che siccome era sabato e domenica non è reperibile, non è interessato, non è coinvolto. Quanto è un piano di emergenza come si dice l'emergenza ma nelle ore lavorative dei giorni feriali? Io sono di Liguarda e non da un abito di preservato, comunque purtroppo siamo fuori compagni di esondazione. No, volevo dire una cosa, perché questa questione dei sacchi o della
fatto dell'organizzazione per convogliare dove mandare l'acqua, questo era un valore che riguarda, perché qualcuno aveva fatto in modo di convogliare l'acqua a casa degli altri, no? Per cui le persone sono state allagate, per cui questo è una questione molto importante, perché se ognuno si arrangia per conto suo convogliando le acque dall'altra, poi si trova un bello. No, volevo chiedere una cosa, perché io ho utilizzato moltissimo l'intervento che tanto l'abbiamo fatto anch'io a Liguarda sul fatto, no, non ci siamo messi d'accordo, no, sul fatto che cioè, purtroppo è un prezzo da pagare, perché per quanto riguarda la questione delle vasche, so che sarà una, perché non è una bellezza fare la vasca al parco, fare la vasca al Senato, che tra l'altro non passa neanche il segno, perché se non passa il canale scovatore. Cioè, però ritengo che queste vasche nell'immediato siano una cosa assolutamente da fare, perché altrimenti qui bisognerà andare ancora in barca per un po' e le vasche le mettiamo i nostri territori. Per cui credo che questo è assolutamente da fare. Però l'altra cosa, per quanto riguarda, sentivo parlare della questione dei sbagli di sedano, questa cosa della raccogliere delle acque è una questione importantissima, anche per quanto riguarda il fatto di separare. Per due questioni. Uno, perché tutti ti stanno dicendo che aumenta l'energia, cioè nel senso il riscaldamento del pianeta aumenta, e di conseguenza riconosceremo ulteriore velocità, molto più di questa. Per cui se quest'altra intervento, che è la raccolta delle acque, e la separazione anche delle acque bianche dalle altre, e per cui adoperando anche, si parlava appunto di resilienza, e questa è la questione fondamentale, cioè di trasformare un'azione, diciamo, che ci danneggia, un'azione negativa, in un'azione positiva, perché queste acque poi possono servire al posto di adoperare l'acqua potabile. Però ecco, diciamo proprio che se per quanto riguarda Milano sicuramente questa amministrazione può cominciare a fare questa cosa. La questione non sono gli altri comuni, la questione è la Lombardia, e questa è la questione fondamentale. Per cui credo che la questione, e a questo punto credo che il comune di Milano abbia una certa importanza per intervenire a questo livello, però credo che anche tutta la gente dovrà cominciare a porsi questo problema per un intervento per fare in modo che questo succeda, perché se il comune di Milano lo fa qua, ma se gli altri non lo fanno, noi ci troveremo, cioè io dico sempre che se l'acqua che piove aumenterà, le fasi verranno riempite e poi l'acqua che si va non va in fine, continua, va bene. Dico sempre, se va avanti noi potremo trovarci, probabilmente nel giro di 6, 7, 8 anni, speriamo che sia questo il problema, ancora con il problema dell'allargamento, per cui credo che questi altri interventi vanno fatti, chiaramente, la questione è la città metropolitana, che sappiamo che c'è solito, la questione è la Lombardia, per cui queste cose secondo me vanno poste anche a quel livello, per cui voglio dire anche a livello politico queste cose vanno assolutamente poste, perché bisogna fare, sappiamo che ci sono già degli interventi che conosciuti che hanno fatto questa operazione. Credo che sia arrivato il momento utile e fondamentale per le vasche che possono servirci adesso per fare in modo che non ci esca l'acqua, ma che ci dia quel tempo per poter fare questa operazione. Grazie. Io volevo segnalare un caso di che è comune, il proprietario di un'area di gestione. Adesso è ritornato ancora al comune che gestisce le metropolitane milanese. Noi abbiamo i confini, eccetera, che ci arrivano sempre le cantine e i box, quindi arrivano a un certo livello delle macchine, ma la cosa più grave è va nel vano ascensore, quindi si blocca l'ascensore e per 6 mesi siamo stati senza ascensore con persone che dovevano andare fuori su piano. Quindi pregherei di segnalare anche questa cosa. Grazie. Sono Arturo Capinici del Comitato Acque Pulite, l'alternativa alle vasche. Acque pulite, l'alternativa alle vasche.
problemi del raschio non ci sarebbe, proprio nel senso che non ce ne sarebbe bisogno, se le acque del Seveso fossero pulite e se nei momenti di emergenza le acque piovane pulite, non quelle di prima pioggia ma almeno le altre, non finissero nei condotti fognari prima di terminare nel fiume. Andando finendo nel condotto fognario, naturalmente le acque piovane pulite diventano sporche. Le vasche che saranno fatte conterranno acqua sporca, acqua piovana mischiata con l'acqua di fogna, con l'acqua nera. Questo è inevitabile che sia così, perché la quantità è tale per cui non può essere depurata prima di finire nel fiume. Ora la cosa che io vi chiedo è se qui, nel momento in cui affrontiamo un'emergenza, stiamo lavorando per costruire una soluzione del problema che guarda avanti, nuova, civile e moderna, o se invece, come dire, con torto collo, non finiamo con l'accettare solo una soluzione arcaica, quella delle vasche. Possiamo intraprendere un cammino nuovo, che è un cammino di civiltà, nel senso che ciascuno, che le amministrazioni pubbliche e i cittadini imparano qualche cosa, fanno qualcosa di nuovo e di meglio, oppure passivamente accettare la soluzione più semplicistica. Abbiamo una certa quantità di acqua che è solda, che non sappiamo dove mettere, facciamo 5 buchi e la sistemiamo in questi buchi. Questa è una soluzione, forse andrebbe dimostrato, forse inevitabile e di emergenza. Invece il piano la contempla come l'unica soluzione e quindi definitiva. Allora dobbiamo andare oltre questo piano, ma non come un auspicio, come dire, astratto o come un desiderio, cioè, dobbiamo andare ora, subito, prima di iniziare la costruzione delle vasche, alla definizione di un piano che appoggi su due pilastri. Uno, le acque pulite non devono essere mischiate con quelle sporche, devono restare separate da quelle. Due, l'invarianza idraulica. Sono questi i pilastri di un concetto nuovo, diciamo, e di un piano che ora non c'è, ma che è necessario. Noi dobbiamo fare un piano che preveda che le acque pulite non siano mescolate con quelle sporche e che ci organizziamo, e questo è un lavoro non semplice, non basta la buona volontà, come dire, individuale, cioè, occorre un quadro normativo nuovo. Occorrono provvedimenti amministrativi nuovi dalla città metropolitana, dei comuni, i piani di governo del territorio, eccetera, eccetera. Andiamo verso il governo delle acque piovane. Fino ad oggi, in tutta la storia, da secoli, le amministrazioni pubbliche, nei cittadini, si sono fatto carico di governare le acque piovane. Non esiste. Nella nostra storia questa cosa qui non è stata mai affrontata. Non c'è alcun piano di governo che preveda, diciamo così, la disciplina delle acque meteoriche. Non c'è. Allora noi possiamo iniziare una nuova storia. E io lodo, come dire, la determinazione del Comune di Milano di affrontare il problema delle esondazioni. Finalmente, dopo decenni e decenni di incuria, di passività,
il Comune di Milano decide di mettere fine a questa cosa. Ma anche la regione, cioè, comunque, finalmente si decide questa cosa. La soluzione però unica prevista è sbagliata, perché, come dire, confligge con il nostro senso comune, no? Possiamo accettare come definitivo che ci siano dei grandi bacini con milioni di metri cubi di acqua sporca, di acqua nera, di acqua di foglia? Non possiamo accettarlo. Possiamo accettarlo entro dei limiti, diciamo così, minori possibili, che il piano dovrebbe indicare, come soluzione transitoria, provvisoria. E allora ecco qual è come dire, il cardine della nostra proposta. Sia avviato da subito un piano nuovo, diverso da quello AECO attuale, che sulla base dei principi che abbiamo detto, invarianza idraulica e separazione delle acque, nel tempo, 10 anni, 15 anni, 20 anni, quello che il piano che la scienza dimostrerà, sarà in grado di supplire, di fare almeno delle basi. Questo è il punto. Però noi dobbiamo sapere oggi tra quanti anni finalmente questo sconcio delle vasche, forse inevitabile ma sempre sconcio, sarà superato. Ma questa cosa la si deve fare subito, non invece come sì, sì, è un'idea anche buona, possiamo pensare ad un piano complementare, eccetera, eccetera. No, noi dobbiamo pensare a un solo piano che preveda tappa dopo tappa di costruire un sistema alternativo alle vasche, di modo che tra un certo numero di anni le vasche saranno chiuse oppure convertite. Questa è apre una fase nuova, è la fase in cui le acque piovane ritornano ad essere una risorsa e non un dramma come adesso. Però ci dobbiamo muovere subito e bisogna che l'amministrazione sia d'accordo. Perché se non è d'accordo con l'amministrazione, le nostre sono il fiato, come dire, bisogna che ci mettiamo d'accordo, perché noi non, come comitato, non abbiamo nessuna intenzione di, come dire, di entrare in contrasto con l'amministrazione. Anzi, lodiamo alcuni aspetti dell'iniziativa, però bisogna che dialoghiamo, bisogna che abbiamo fiducia dell'amministrazione. E noi avremo fiducia dell'amministrazione se effettivamente inizieremo un percorso nuovo e diverso. Quale? Allora glielo dico subito. Allora, dicevamo che il piano deve appoggiare sui due principi della invarianza idraulica. Allora, in pratica vuol dire che questa cosa qui non deve essere affidata al volontarismo mio o suo, eccetera, ma ci deve essere un quadro normativo. Vedi Regione Lombardia, a Vantiera abbiamo incontrato. Serve l'acqua prima che arrivi tutto, per certo, è certo. L'acqua è un brand che ha quello l'acqua per mantenere l'acqua. Tante cose sono possibili, tantissime, per esempio si può rendere permeabile ciò che oggi è impermeabile, dalle strade, ai marciapiedi, ai grandi parcheggi, eccetera, ci sono, però sa che ci sono delle soluzioni filtrate, no? Oppure possiamo fare i tetti verdi, cioè sui tetti fare. Oppure possiamo mettere delle cisterne, oppure possiamo quelli che si chiamano rain garden, cioè giardini bellissimi, eccetera, che nella loro concavità trattengono l'acqua e poi piano piano la mandano. Si possono fare i pozzi perdenti, si possono fare anche vasche di acqua pulita, si può fare di tutto, si possono fare mille cose. Però queste cose qui, dette così, hanno, come dire, hanno sapore di una trovata, eccetera, invece devono essere, come dire, disciplinate e coordinate da un quadro normativo preciso. Dicevo che due giorni fa abbiamo incontrato alcuni consiglieri regionali per dire questa cosa qui, e ci hanno detto che in effetti la giunta regionale sta preparando un provvedimento sulle invarianze idrauliche. Quindi, cioè, non siamo sulla luna, siamo sulla terra, possiamo ragionare assieme, verificheremo che utilizza la giunta regionale,
delle proposte, però su questa strada dobbiamo camminare assieme e in fretta. Grazie. Prima di dare la parola all'assessore per le conclusioni, volevo sicuramente ringraziare per l'opera che svolgono, che non è mai abbastanza lodata, i volontari della Protezione Civile che sono venuti a trovare. All'interno del comune
che vadano sprecate e tra l'altro in futuro, in prospettiva, consente anche dei risparmi, perché se le buttiamo direttamente in fognatura spendiamo un sacco di soldi, se le riutilizziamo spendiamo più, ma ci serve soprattutto dal punto di vista ambientale. È evidente che non tutti i piani d'ambito della Lombardia e della provincia di Milano sono avanzati come questo, anche perché è l'ultimo, ma ci si sta lavorando. Due, la normativa è farraginosa, ricordava, visto che è la seconda volta di fila il consigliere del 5 Stelle, dice il Comune di Milano non sa quanto viene autorizzato di scarico lì, no? Ma e qual è il motivo? Non lo autorizza il Comune di Milano, quello scarico di... lo autorizza la provincia di Milano, prima la città metropolitana oggi. Terzo elemento, molti interventi hanno detto bisognerebbe che la Regione Lombardia facesse un intervento sull'invarianza grave. Cioè non toglie che non deve saperlo. Ciò non toglie che l'interrogazione si fa a chi ce l'ha risposta, non è che si fa la telefono su queste cose. Comunque, la regione dovrebbe fare un intervento sull'invarianza idraulica. Tutto vero. Ora, io ho un'esperienza amministrativa, studiando quello che mi chiama ragazzo per ragioni anagrafiche, però sono stato eletto la prima volta nelle istituzioni a 19 anni e mi faccio 35, quindi ci ho fatto quasi metà della mia vita. Se c'è una cosa che ho capito è che un intervento del genere, se lo abbiamo completato nel 2037, abbiamo fatto un capolavoro, perché è impossibile mettere in rete politiche così sezionate in pochi anni. Bisogna riuscire a strappare e fare in modo intanto che ogni ente inizia a fare un suo pezzo e poi che si creino le condizioni per cui riusciamo ad avere finalmente una politica organica. Questo per dire che mentre noi verifichiamo questa cosa, o facciamo delle altre opere, o ci stiamo raccontando a sfuggire. Le maschere di abitazione si possono fare in 3 anni? Sì, tecnicamente ci dicono di sì. Bisogna stare appresso perché avvengono in 3 anni, che significa che noi sicuramente fino al 2016 ci stiamo attaccati con i denti a ogni pratica, ogni volta che si salta un giorno di ritardo nell'approvazione di qualcosa, richiamiamo chi dovere per cui questo avvenga, ma poi bisogna fare le opere, bisogna stare dietro. E mi permetto di dire che non ci devono stare dietro solo i politici, ma ci devono stare dietro un po' anche i cittadini, perché i politici, quando si ritrovano solamente i comitati del no, del progetto alternativo, del bisognerebbe fare un altro, del non bisogna farlo comunque sotto casa mia, ogni tanto hanno dei traballamenti. Allora sarebbe utile che chi ha il problema ci stesse un po' presso al problema e alle sue soluzioni. Perché questo problema in 3 anni si può risolvere. Ci sono i soldi, ci sono i progetti che si stanno sviluppando, c'è anche la determinazione di chi deve portare avanti. C'è il fatto che le cose ogni tanto si possono fermare. Io credo che si possa fare in 3 anni. Quindi, stiamo indietro a questa cosa. Secondo, nel mentre dobbiamo fare anche delle altre cose, no? Allora, il tema della falda, per esempio. Il tema della falda è salita, è in 70 bassissima, è salita. In questo momento ci sono delle possibilità che salga ancora, ma il problema è che ci troviamo già in un quadro di interventi dove sia strutture pubbliche, le metropolitane, la 2, ma anche la 3, non sono impermeabilizzate come si deve, perché sono state pensate, la 2. Io sono stato, quando abbiamo avuto l'acqua dentro qua sotto, che non effettivamente in questo pezzo non c'era mai stato, a un progetto che è fantastico, se lo pensiamo, quando l'hanno progettato, e oggi è da mani nei capelli, perché ci sono le strutture lì che distano. Ogni metro è una potenziale infiltrazione, no? Perché sono strutture da un metro, non è un corpo unico come la 5, che da questo punto di vista è un oggetto costruito per stare lì sopra. No? E anche la linea 3 ha alcuni punti che sono fragili perché la falda è salita. Allora, su questo noi stiamo facendo degli investimenti abbastanza importanti, perché abbiamo già investito tra i 10 e i 15 milioni di euro già stanziati su alcuni interventi. Poi ad oggi il problema principale ce l'avevamo da Chiodo e Lambrate, adesso ne stiamo stanziando altri 20 per andare a fare altri tipi di interventi. Abbiamo 2 linee, in particolare le 2, ma anche l'altra, che sono vecchiotte. Noi abbiamo fatto un grande piano di ammodernamento della linea 2, poi c'è un problema, il pezzo dell'assessore dei trasporti, però non c'è solo il problema dell'impermeabilizzazione, cioè il fatto che anche dal punto di vista tecnologico è abbastanza arretrata. Stiamo provando a farci finanziare un investimento statale da 400 milioni di euro, con cui va all'avanguardia esattamente come oggi è la linea 1 con Giulietti. Però noi dobbiamo fare, intanto che ne chiediamo 400, ne stanziamo 20 per fare gli interventi più urgenti di impermeabilizzazione di cui abbiamo bisogno. Allora, questo per dire che questo è il pezzo pubblico. Chiunque di voi
al di là del vostro terzo piano che vi cade l'acqua dentro dal Severe solo dall'alto, ma quante strutture analoghe c'è cioè il problema della falda in maniera quotidiana. Allora abbiamo un problema complessivo della città della gestione degli assi, che necessita di determinazione. Allora, il tema delle vasche secondo me non è di mente, cioè uno può pensarla tutte le cose che vuole sul fatto che bisogna fare politiche strutturali, ma senza queste vasche che ci danno 4 milioni di metri cubi d'acqua, noi non ci sediamo al tavolo della trattativa per modo per risolvere il problema delle soluzioni. Secondo, se noi non ci mettiamo nella logica di gestire le acque come si deve, il fatto che abbiamo eliminato 4 milioni di acque è influente rispetto ai milioni che ci arriveranno successivamente. Questo io ci credo profondamente. Allora, su questo ci serve che ci organizziamo per avere delle politiche strutturali. Io non so se il tema dei grattacieli è un problema o meno. Mi permetto solo di segnalare che la più grande esondazione ce l'abbiamo avuto nel 2002 e non c'erano i grattacieli, quindi sarà un problema aggiuntivo, ma non è che nasce con i grattacieli il problema. Nasce dal fatto che dobbiamo accompagnare questo tipo di... Che peraltro era un anche perché le norme CPCT interviene su quello che c'è dopo, su quello che ci ha provato a questa cosa anche affascinante, nelle cose che tu intervieni su alcune partite di asse e del prossimo. Però il meccanismo con cui si cambiano le regole di quanto impattano sulla quotidianità è molto più lento di quello che immaginiamo. Allora dobbiamo fare in modo che si agisca con determinazione da quel punto di vista, ma non è in alternativa a fare un piano oggi di interventi radicali che da qui a 3 anni ci risolve il problema, ma in contemporanea, perché è l'unico modo con cui lo rendiamo utile, ma viceversa senza questo non risolviamo niente. Allora, su questi passaggi noi stiamo cercando di agire sotto varie forme, le vasche vanno avanti, il sistema delle acque, l'idea di cercare di avere una struttura metropolitana, la gestione delle acque superi il fatto che c'è la città e la provincia, vuole anche andare a creare una organicità delle politiche dell'acqua a livello metropolitano, il fatto che la regione finalmente parli di invarianza idraulica, non è proprio, la regione Lombardia storicamente non è stata molto sensibile all'argomento invarianza idraulica o del punto di vista degli urbanistici la giorno. Cioè, allora bisogna aprire un meccanismo perché finalmente andiamo a governare, che prima significa non far crescere i fenomeni che stanno crescendo e poi andare progressivamente in evoluzione. Però non è che dobbiamo fare tutte queste azioni, non ce n'è una che sostituisce l'altra, se no non portiamo a casa i risultati. E oggi viviamo un momento dove se andiamo dritti su questa strada, i risultati li possiamo trovare, perché noi abbiamo messo lì dei soldi per fare le vasche, no? Però abbiamo trovato anche il governo che ha messo lì molti soldi per fare un pezzo che manca. E abbiamo lì un governo che ha fatto, non si può che darla, alcune norme che consentono nelle opere di difesa idrogeologica di avere delle procedure più semplici per l'approvazione degli interventi. Non è poco, perché in battaglie legali, in contestazione, queste opere sarebbero potute potenzialmente stare ferme per anni, mentre invece in questo modo hanno una corsia ottimale per essere approvate. Devono fare la valutazione di impatto ambientale, che non solo è sacrosanta, ma è utile davvero perché questi interventi vengano fatti a regola d'arte e rispettosi dei territori che toccano. Sto vedendo quella di Senato, che è la vasca più grande, è il progetto è entrato in un modo nella valutazione di impatto ambientale e ne esce in un modo molto migliore dalla valutazione di impatto ambientale. Non è che uno perché deve fare una vasca da 1 milione la si fa come gli pare, bisogna farla in una maniera rispettosa del territorio e anche che prenda in esame tutte le obiezioni. Però le obiezioni le prendiamo in esame in un tempo dato, non che uno ogni volta che si riparte da zero e non concludiamo niente. La valutazione di impatto ambientale aveva un ricordo se 90-120 giorni, no? Ha esibito queste cose e poi c'è un progetto. Speriamo che molti siano d'accordo, chi non è d'accordo però ha avuto lo spazio, ha avuto risposte positive o una motivazione di risposte negative e ora si fa la gara e si inizia a costruire, se no non ce la facciamo mai a fare delle opere e ci ritroviamo quello che accade oggi, cioè che la vasta determinazione che ce l'abbiamo ed è il nostro quartiere. Questo non va bene, non va più bene. Io vorrei che entro la primavera prossima tutti i progetti, dalla vasta scenario che deve essere già in fase di scaffolo, abbiamo la certezza di non dover guardare le cose con scetticismo, che ci diceva prima un paio di interventi dicendo ma sì,
tanto non sono 3, sono 5, probabilmente 10, no. Andiamo via a montare le cose, ma con la certezza di aver rispettato almeno fino a quel punto i tempi che ci siamo dati per bene. Anche da qui, perché guardate che questo è fondamentale, e riuscire ad arrivare a vedere i progetti migliorati, eccetera, finalmente che diventa fondamentale, perché poi essere registrato nel 2014 è stato fatto 7 volte, in mezzo all'altro, eccetera, più le volte in cui si è lavorato su dell'erba per riuscire ad essere pronti e fortunatamente non si è arrivati alla votazione. Quindi è fondamentale avere queste soluzioni ed avere anche un tempo credibile, un tempo che ci dà delle risposte per riuscire a ridurre questo, perché noi non possiamo rimanere che nel 2014 è un'estate in cui per particolari situazioni, ma che ciclicamente si ripetono, non possiamo, noi abbiamo tenuto una macchina impegnata per tanti giorni, questo è oltre che la tensione di tutti, oltre che un rischio per chi ci abita, ma con le altre risorse, perché poi queste cose hanno dei costi, quindi non fare delle opere vuol dire non spendere, vuol dire comunque spendere delle risorse, perché gli interventi, l'intervento solo di ANSA per pulire quello effettuato da luglio e novembre è costato 250.000 euro, quindi sono soldi che comunque noi abbiamo messo, speso e hanno pulito un danno, non è che ci hanno tutelato un danno futuro, quindi ogni volta che c'è una situazione di questo tipo sono soldi che tutti noi mettiamo in campo, quindi le risposte che prima Maran ha illustrato, soprattutto il cercare di raggiungere in un tempo breve, ci aiutano anche dal punto di vista delle risorse di questa città, delle risorse. Per rispondere ai contributi e alle domande che avete fatto, intanto sicuramente noi sul piano, come abbiamo illustrato, noi accogliamo, abbiamo accolto anche molti precedenti, anche stasera alcune indicazioni, oltre ai contributi che ci sono arrivati e ci arriveranno, e noi porteremo in delibera di giunta appunto questo piano prima dell'estate, e poi il piano verrà illustrato con una collaborazione dei consigli di zona e dell'associazione dei condomini ai diversi livelli. Quindi le disponibilità che anche voi avete detto da parte dell'associazione eccetera sono molto preziose, perché poi è fondamentale avere l'informazione, non si apre adesso solo una carta, ma anche attraverso una registrazione, un contatto diretto, un coinvolgimento. E infatti, perché questo è stato ad esempio già un po' sperimentato, ma di guarda, portando di comando avanzato sul posto eccetera, detto, ha già cominciato anche con i cittadini a creare un rapporto diverso e utile, quindi è fondamentale per aiutare i cittadini anche a valersi delle associazioni, di chi può aiutarci a moltiplicare questo, anche il condominio, l'assemblea di attività, tutti gli strumenti che servono per moltiplicare, e anche gli operatori, i commercianti. Questo con il collega D'Alfonso, con il Duca, eccetera, abbiamo lavorato perché chi ha in contatto con la gente direttamente, sia con chi altro, ma che con chi passa in quel territorio, è uno strumento fondamentale. Il tema dei contributi. Noi abbiamo dato appunto per la prima volta i contributi a chi aveva sotto i 2 anni. Ne abbiamo abbiamo stanziato 2 milioni di euro. Il criterio è stato quello di raccogliere prima il censimento dei danni, che serviva anche per comunicare alla Regione Lombardia e al Dipartimento per avere alcuni contributi da Roma rispetto a quest'estate, sono arrivati circa 5 milioni di euro, sono arrivate le regioni che però non sono ancora stati distribuiti ai comuni per gli interventi che sono stati, le spese che sono state. E questo è fatto sulla base del censimento dei danni. Noi il censimento dei danni è quello che abbiamo utilizzato anche per dare dei contributi che chiaramente vengono dati sulla base di alcune certificazioni, cioè delle
pezzi giustificativi rispetto ai costi che le persone hanno sostenuto. Chiaro che poi c'è anche chi dice che magari non ha la spesa, non ha la fattura, non ha la documentazione, però essendo un'amministrazione noi dobbiamo basarci su degli strumenti certi. Noi abbiamo, rispetto a quelli di luglio, abbiamo dato il 50% delle spese documentate, cioè le persone che ci hanno presentato le spese sostenute, abbiamo dato il 50% di quanto le persone hanno speso. Non può dire poco, tanto. Abbiamo cominciato per la prima volta, abbiamo cominciato a dare una mano a chi comunque aveva sostenuto, una cosa che in questi anni non era mai stata fatta. E su spese inferiori ai 200 euro abbiamo, ci siamo basati sull'autocertificazione, cioè abbiamo detto su se spese